Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i cucinieri della notte. Il piatto che vi presentiamo stasera è uva ruola buttunata. Il nostro amico Renato Rossi adesso ci illustra gli ingredienti che occorrono per prepararlo. Ciao ragazzi, allora stasera peperoni imbottiti, dosi per 6 persone, 6 peperoni, 3 melanzane per l'imbottitura, 7 pomodorini del pennolo, 150 g di olive nere di Gaeta, una manciata di capperi, 3 acciughe salate, 600 g di riso, sale, basilico e prezzemolo quanto basta. Adesso per l'imbottitura stiamo friggendo le melanzane. Saluto, adesso incomincio a tagliare il peperone e gli faccio il cappelletto in modo che possa entrare lo pulisco e poi è pronto per L'imbottitura. l'imbottitura. Saluto, l'acqua bolle e adesso in cioncian a calorisi in cinese. Saluto, adesso che le melanzane a funghette sono quasi pronte, aggiungo i pomodorini per Per dare sapore. dare sapore al piatto. Lo faccio leggermente soffriggere. Ok, il riso è cotto dopo 10 minuti e l'ho tolto leggermente ardente perché poi devo andare in cottura con i peperoni. Bene, il riso è pronto e adesso aggiungo olive, capperi e alici salate. Giro il tutto per insaporirlo. In modo che ognuno ha la sua porzione giusta di olive, capperi e alici salate. Nel frattempo aggiungo le melanzane con il pomodoro, sempre per insaporire riso. Allora, dopo aver amalgamato il riso con i prodotti che abbiamo detto prima, adesso ci accingiamo alla preparazione dell'imbottitura. Senza mettere olio, perché l'olio già è nelle melanzane. E lo prepariamo nella pirofila. Bene ragazzi, l'imbottitura è stata fatta. Adesso inforniamo i peperoni nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Dopo circa un'ora con il forno a 180 gradi, ragazzi, i peperoni sono pronti. È il momento di impiattare. Ragazzi, buon appetito! Sì, dopo questa ennesima zingarata del peperone imbottito, colgo anche l'occasione per salutare Carmine Ale che ci segue, come ci seguono tanti cari amici, e vi saluto. Adesso Salvatore ci decanterà una poesia sul piatto che abbiamo fatto.
Vabbè, sì, ovviamente si chiama Cuparola imbottonata e racconta un po' la storia del peperone imbottito da quando era praticamente il mangiare della gente povera fino a quando poi è diventato un piatto, diciamo così, raffinato che viene servito nei migliori ristoranti oggi. Cuparola imbottonata. Seconda, che è un'antica tradizione. Cacette fu una benedizione per più povera e sfortunata. Questo cuparolo imbottonato, che era frutta ragazzina, e don mangiato il giorno prima, vezzate, rendano cuparolo, a nascosto come un mariolo. Ci vanno i cuparolo grosso, possono essere giallo oppure rosso, panna tua sta oliva e ciapparella, riso, mulignana, sale e uoglia. Ci sta pure giusto il papaccella e poi un bottone che vermicella. Questo piatto si scatena fantasia, e allo preparato diventa una magia. Forse è stata un'incantesima esagerata, castori cuparola cagnata, che era un magnare poveriella e oggi è una pietanza a 5 stelle. E dindi ristoranti e trattoria, non può mancare sta ghiottoneria, che piace ciatta e puro sicca, non importa se è povera o ricca. E mi diceva sempre nonna mia, tu ti ansurà con una femmina piglia, ma sulla roppa che avrà appurata si usava fa, uguale con la buttonata.